Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale. Oggi siamo tornati in un nuovo video di Clash of Clans ed è un piccolo tutorial su come utilizzare al meglio la pozione del veleno in guerra. Ho alcuni replay da farvi vedere e prima di iniziare il video voglio salutare Francesco di Devastare, Tuo Babbo di Magikarp DM, Ad Nane di The Dark Clan, Mattia di Rosso Malpelo, Gabri 28 di The Agab e Dario 27 di Aquileia. Grazie ragazzi del supporto. Siamo tornati su Strategico Mela e questo è un post guerra. Sto facendo le truppe da donare ai miei compagni e questa ragazzi è la guerra in corso. Siamo contro un clan di livello 9 ed è una guerra full TH8. Noi siamo molto in svantaggio perché avevamo i nostri ultimi 4 da Rizla in giù, dal 17 in giù, tutti TH7. Loro invece mi sembra tutti TH8 mentre solo l'ultimo TH7. Ci hanno quasi invalidato gli attacchi degli ultimi 3. Io con Rizla sono riuscito a fare 3 stelle ad un TH8 mentre ho felato sull'altro, il numero 17, il mio corrispettivo. Però questo non ci interessa. Stiamo vincendo 54-52 e mancano ancora 3 ore e 6 minuti. Abbiamo 10 attacchi disponibili e probabilmente dovrebbe essere un perfect. Speriamo di vincere la guerra perché comunque anche loro hanno 10 attacchi, però gli mancano molti TH8 da tristellare, come ad esempio il 3, il 4, il 7, l'8 e così via. Sono molti con 2 stelle e devono essere ovviamente tristellati. Perché faccio questo tutorial? Nel video che è uscito dell'aggiornamento molto tempo fa, una settimana fa, mi avete scritto in tantissimi che utilizzo bisognava fare ora della nuova veleno. È stata ovviamente aggiornata e come tutti ora sapete, se noi buttiamo la veleno senza niente, senza tenere occupate le truppe del nostro avversario, tutte le truppe dell'avversario appunto escono dal raggio d'azione e quindi la veleno non ha assolutamente effetto. Starete pensando che la veleno non serve più un cazzo, ma invece no ragazzi, è fondamentale. La veleno serve tantissimo per velocizzare la parte iniziale dell'attacco e come tutti voi sapete ora senza i 30 secondi andare a tristellare è tornato ad essere molto più complicato, non tantissimo però bisogna essere molto più cinici all'inizio dell'attacco e cercare di mandare tutte le truppe al momento giusto e supportarle con le pozioni al momento giusto. Prenderemo in considerazione 3 attacchi di TH8 su TH8 e sono entrambe 3 GOG. Secondo me, come tutti ormai sapete, è la migliore strategia per andare a far 3 stelle e vi sconsiglio raga l'utilizzo dei draghi perché senza i 30 secondi, dato che i draghi sono lenti e è 30% culo con i draghi se vanno sulle difese aeree, ve lo sconsiglio perché difficilmente si riescono a fare 3 stelle. Se siete bravi ragazzi potete comunque utilizzarla, poi dipende sempre dalla tipologia di villaggio, magari alle difese aeree messa a cazzo di cane con il volano che punta, non lo so raga, a funghi, a uccelli. E iniziamo subito con il primo replay sul numero 5 fatto da me, che ho attaccato mi sembra il numero 5 e il numero 2 per andare a fare un clean up. Questa è una disposizione tra l'anti 2 stelle e l'anti 3 stelle, non è perfettamente asimmetrica però ha un doppio spot di bombe proprio qui tra la difesa aerea e il mortaio, quindi era un'ottima base secondo me da utilizzare in guerra, però sono riuscito comunque a tristellarla. Come vedete il raggio d'azione del castello del clan è praticamente coperto da tutte le difese del nostro avversario, quindi andarlo a stanare è molto difficile, soprattutto utilizzando un solo domatore. L'unico modo per stanarlo è mandare magari 4 domatori sul cannone qui oppure su un altro cannone affinché poi distruggano il cannone e poi facciano uscire il castello del clan. Ma come sicuramente avrete capito, avrei utilizzato troppe truppe per poi non concludere niente. Di conseguenza ragazzi non ho stanato, sono partito all'attacco subito, dato che abbiamo i 3 minuti dobbiamo partire subito e velocissimi. Sono partito qui dal basso in modo tale da prendere anche il re barbaro, cioè 2 piccioni con una sola kill squad. Andiamo subito con il replay, vi faccio vedere che secondo me questa è la migliore strategia per utilizzare la veleno al momento giusto. Dobbiamo essere molto veloci e come vedete ci ho messo a tristellare questo villaggio solamente 2 minuti. Parto qui in basso a destra in questo settore perché se ci fosse stato anche il doppio spot qui, perché questo ragazzi era il primo attacco, era attacco fresh, se ci fosse stato il doppio spot di bombe giganti qui sarebbe stato proprio l'attacco perfetto. Esce il castello e una volta uscito pozione del veleno su re barbaro, drago e mongolfiere. Questo ragazzi è il modo più veloce per far fuori il castello, come vedete è morto subito, abbiamo distrutto anche il re barbaro e abbiamo ancora tutti i maghi in vita che ovviamente puliranno tutti quei settori. Mando i domatori in modo surgical sul lato in basso a sinistra. Prima pozione della cura messa abbastanza strategica, non sto qui ragazzi a farvi vedere la GOG, però vi faccio comunque vedere come è andato l'attacco. I domatori stanno sulla difesa aerea e per fortuna sono andati sullo stregone, perché se fossero andati sul mortaio
mortaio li salutavamo tutti, ma ce n'erano ancora tantissimi da piazzare come quelli del castello. Ultima pozione cura messa molto molto bene, distruggiamo l'ultima torre dell'arciere e andiamo a fare il 100%. Ho tantissimi maghi, ho il re barbaro e questa, ragazzi, è la strategia migliore per andare a fare 3 stelle con l'utilizzo della pozione del veleno. Vi consiglio di portarvi anche la seconda pozione del veleno, come vi ho sempre detto anche nel tutorial della GOG sul TH8, per eventuali scheletrini. In questo caso non ci ho fatto caso, c'erano scheletrini, mi sembra di sì o no, anzi scrivetemelo nei commenti, poi magari mi riguardo pure il replay. Servirà tantissimo per far fuori gli scheletrini, quindi 2 pozioni del veleno, una nel castello e una prodotta da noi, oltre alle 3 pozioni della cura fondamentali. Quindi ragazzi, dobbiamo stanare il castello e tenerlo impegnato con le nostre truppe. E ovviamente una volta che è distratto ci mandiamo la pozione del veleno. Vi faccio vedere anche un altro attacco che è, diciamo, una variabile. Come vedete, questo villaggio ha il castello spostato verso l'alto e di conseguenza se io avessi attaccato qui dal basso c'era molta probabilità che il drago andasse da altre parti. Di conseguenza, ragazzi, l'ho stanato questa volta e l'ho stanato utilizzando 4 domatori. Ho attaccato dal basso perché volevo prendere anche il re barbaro, ma come vedrete non ci sono riuscito perché le truppe sono andate verso il lato in basso a destra. Però per farvi vedere questa tipologia di stanamento, non so neanche se si può dire, me lo sono inventato adesso, è ottimo questo replay. Andiamo subito con questo replay e come vedete manderò 4 domatori qui sul lato in alto a sinistra per distruggere quel cannone e ovviamente stanare il castello avversario. Ci sono riuscito, esce il drago e la mongolfiera, quindi parto subito con il golem in basso a sinistra, vado con i maghetti per pulire tutti gli edifici, se no il re barbaro usciva, ma tanto è andato dove cazzo gli è parso, e distruggo le mura con gli spaccamuro. Entra il re barbaro, pozione del veleno sul drago. Questa, ragazzi, è la tecnica migliore, ve l'ho detto già, per distruggere i draghi e le mongolfiere all'interno del castello. È un po' più complicato con le truppe multiple, però anche in quel caso bisogna piazzare bene la veleno. Una volta, ragazzi, distrutto tutta la parte in basso, il re barbaro purtroppo è rimasto in vita, ma continua, anzi inizia a mandare i miei domatori surgical. Pozione locura messa abbastanza bene, riesco a prendere tutto il settore centrale, ma i domatori mi moriranno sul doppio spot. 3 bombe in fila mi hanno devastato tutti i domatori. Riesco comunque a fare 3 stelle a questo villaggio, ci sono tantissimi domatori in vita, per fortuna non ne ho mandati davvero tantissimi sul lato qui, sull'angolo di destra, e questo vi fa capire che è fondamentale mandare domatori surgical. Se li avessi mandati tutti qui erano morti tutti sicuramente sul triplo spot di bombe giganti. 3 stelle, ragazzi, molto molto facili, sono stato anche un po' fortunato devo dirlo, però questa, ragazzi, è la strategia. Ultimo replay, molto molto veloce, del nostro 6 sul numero 1. Prose gli ha fatto 3 stelle ad un TH9 perché era appena uppato, per fortuna non aveva la regina, e andiamo a vedere subito il replay. Anche in questo caso ha stanato perché il castello non era in lunghezza con il re barbaro. Vedete, ragazzi, stana dal basso, ci riesce, fa poppare pure una Tesla e partirà in alto a destra. Fa fuori pure lo stregone, è stata secondo me anche un'ottima mossa per salvaguardare la sua kill squad. Riesce a stanare addirittura entrambe le trappole di scheletri e una volta che ha tutta la roba lì manda la pozione del veleno. Ecco qua che ritorna la pozione del veleno strategica, riesce a far fuori drago, mongolfiera, ha tantissimi maghi ed entra all'interno del villaggio. Manderà i suoi domatori, non mi ricordo se sul lato in basso o sul lato in alto, riesce a sfondare praticamente tutto il lato in alto a destra ed ecco qua i domatori in basso a sinistra. Prima pozione a cura messa molto molto bene, riesce a sfondare tutto il basso a destra ed ora si sposterà nel lato in alto a sinistra. Ancora una pozione disponibile, a una pozione del veleno che sarebbe stata utile in questo caso se gli scheletrini magari erano nel lato opposto, se fossero poppati qua. La pozione del veleno era ottima per farli fuori. Rimangono davvero tantissimi domatori, fa fuori l'ultimo stregone e andiamo a vedere le 3 stelle. Attacco davvero ottimo del nostro numero 6 sul numero 1. Pozione del veleno messa a caso al centro del villaggio per far vedere di averne risparmiata pure una. Distruggiamo l'ultima miniera 100%, 3 attacchi davvero fantastici e spero vi siano stati d'aiuto per farvi capire come utilizzare la pozione, la nuova pozione del veleno.
Siamo 53 a 54 per noi ed hanno, ragazzi, tristellato il numero 15. Cazzo, si mette un po' male, ma ce la dobbiamo fare. Dobbiamo vincere questa guerra. Fatemi sentire il vostro supporto nei commenti, lasciate un like. Mi raccomando, condividete questo video se vi è stato d'aiuto. Noi ci vediamo nel prossimo, seguitemi su Instagram e su Facebook. Bella, ragazzi.